Allora, buongiorno Amedeo, oggi siamo qui per fare questa intervista, come ti dicevo, sul giornalismo, sulle strategie per la formazione al giornalismo nel prossimo futuro in un contesto come quello della Libia. Mi puoi dire brevemente, insomma, raccontare qualcosa di te, quali sono le tue esperienze, qual è il tuo ruolo attualmente? Io sono un giornalista della RAI, lavoro in RAI da 25 anni e ho un percorso di studi da giornalista che non poteva che occuparsi di esteri. Ho una laurea in relazioni internazionali, un master in cooperazione internazionale, ho lavorato 4 anni con le Nazioni Unite in Africa, stando in Africa, poi sono rientrato in Italia e sono stato assunto dalla RAI. Col passare degli anni ho focalizzato la mia attenzione sulle aree di crisi e sulle zone di guerra, quindi si usa in genere questa espressione che a me non piace, inviato di guerra. Io penso che bisogna allargare e dire inviato di esteri. Il problema è che gli esteri per l'editoria italiana vuol dire spesso e soprattutto guerra, perché le buone notizie di esteri non finiscono sulle pagine dei giornali o nei telegiornali. Quindi ho lavorato, ho seguito in pratica tutti i conflitti degli ultimi 25 anni, li ho seguiti per i telegiornali, ma anche e soprattutto per trasmissioni che mi consentivano pezzature lunghe, quindi speciali di approfondimento di mezz'ora oppure di un'ora, che consentano quindi di far capire il problema che c'è infatti in TV, visto che io faccio il giornalista televisivo, è che la pezzatura di un servizio da telegiornale è una pezzatura da 1 minuto e 30. In 1 minuto e 30 si riesce al massimo a dare la notizia, ma non si riesce, oppure si fa fatica a contestualizzarla e quindi a dare un senso a quella notizia, che è l'obiettivo di ogni giornalista. In fondo il giornalista dovrebbe fornire all'opinione pubblica degli strumenti per orientarsi rispetto ai fatti che succedono nel mondo. Più sono lunghi i servizi, più questa capacità, questa possibilità aumenta. Ovviamente cambia, no, il formato della notizia a seconda se c'è la possibilità di gestire una news di pochi minuti o invece un testo più lungo, ma in generale questa, diciamo, nuova tendenza, no, che per esempio riguarda il giornalismo cosiddetto transmediale, quindi la possibilità di espandere il giornalismo, è qualcosa che è intervenuto nella tua professione e se sì, come? Ma diciamo innanzitutto che la grande trasformazione che è avvenuta negli ultimi 20 anni a seguito della rivoluzione digitale è che il giornalista non è più il perno dell'ecosistema informativo. Fino a 20 anni fa erano i giornalisti che trasformavano i fatti in notizie. Adesso a trasformare i fatti in notizie può essere chiunque, perché chiunque è dotato di strumenti come un piccolo telefonino, una piccola telecamera, una macchina fotografica per produrre quelli che in gergo si chiamano atti di giornalismo. Il giornalista professionista ovviamente aggiunge altre cose, aggiunge la competenza, aggiunge la conoscenza dei vari argomenti, però di fatto ha perso quella torre d'avorio in cui poteva celarsi. Questo cambia il modo di fare giornalismo, anche perché cambia ormai la fruizione delle notizie. L'immagine ha avuto sopravvento rispetto ai testi scritti, per cui questo ha favorito lo sviluppo di pratiche cross-mediali, quindi si fanno articoli per la stampa scritta, al tempo stesso li si correda con fotografie, piccoli filmati, schede. Tutto questo facilita la fruizione e arricchisce le informazioni che arrivano all'utente,
all'opinione pubblica. Non bisogna mai dimenticare che appunto il referente resta l'opinione pubblica. Aggiungerei una cosa importante, e cioè che il rapporto di fiducia che esisteva, il patto di fiducia che legava il giornalismo all'opinione pubblica, è un patto di fiducia che è stato rotto. In questo momento la categoria dei giornalisti non vive un buon momento, la credibilità è bassa e si è molto più personalizzata. È il singolo giornalista che, riuscendo a mettersi in contatto con l'opinione pubblica, operando sui social, adottando uno stile di trasparenza, riesce a riconquistare questo rapporto di fiducia con l'opinione pubblica, ed è importante perché siamo in un mondo che ci sommerge di notizie. Mentre prima, fino a 30 anni fa, quando ho iniziato a fare questo mestiere, eravamo noi giornalisti a portare all'attenzione dell'opinione pubblica le cosiddette guerre dimenticate. Adesso paradossalmente non ci sono più guerre dimenticate, perché ci sono i riflettori dei telefonini, delle macchine fotografiche, delle macchine da presa su tutto il mondo. Un esempio su tutti, nel 2008 in Birmania ci fu la rivolta dei monaci buddisti per strada. La Birmania è sempre stato un paese sigillato, nonostante le frontiere fossero sigillate, le immagini di quella protesta arrivarono sulle prime pagine di tutti i giornali. Erano i monaci stessi che si filmavano in corteo, una cosa impensabile fino a 20 anni prima. La guerra in Afghanistan contro l'Unione Sovietica da parte dei Mujahideen restò sulle pagine dei giornali, perché ci furono giornalisti importanti che andarono lì e che lavorarono per noi opinione pubblica. Adesso è completamente diverso, ciò non toglie che appunto il referente deve restare l'opinione pubblica. Cioè, quindi una delle sfide è anche questa di considerare da una parte il giornalista come una nuova figura di mediazione, no? Che deve anche ristabilire un livello di credibilità dell'informazione in considerazione dell'aumento anche di notizie che non sono certificate, quindi no, il proliferare delle fake news, eccetera. Dall'altra mi chiedevo appunto quanto è importante questo che stavi dicendo, ovvero anche il rapporto con la comunità locale, cioè come il giornalista deve, specialmente nelle situazioni di crisi, nei paesi in conflitto, eccetera, quanto il giornalista può avere una relazione, deve avere una relazione con la comunità locale per la costruzione delle notizie? Beh, partiamo da una premessa. Il web e internet sono una grande risorsa anche per i giornalisti, ci consentono di avere molte più informazioni per poter poi produrre notizie, per poterle contestualizzare e dar loro un senso. Detto questo, non bisogna dimenticare che sul web operano tantissimi attori, molti attori operano per il proprio tornaconto, restando nell'ambito del giornalismo in aree di crisi, del giornalismo di guerra. È ovvio che mentre 30 anni fa gli stati maggiori degli eserciti oppure le milizie ti davano un comunicato stampa scarno che tu potevi o meno utilizzare, adesso le milizie, le ONG, le organizzazioni internazionali, gli eserciti, i controgoverni, chiunque produce materiale informativo che sta su web e che viene spacciato per essere oggettivo, mentre invece è materiale di parte, fazioso. Quindi il giornalista deve fare un'opera molto precisa di filtro per poter costruire notizie che siano attendibili. In questo lavoro è molto importante rapportarsi in loco con i vari attori di un conflitto. Adesso è molto più difficile, perché appunto gli attori sono in grado di produrre da sé informazioni. Prima gli attori avevano bisogno del giornalista, perché era il giornalista
che portava le loro ragioni sulla grande stampa internazionale. Adesso ci arrivano lo stesso da soli, e infatti molto spesso capita che i giornalisti vengano esclusi da diversi fronti di guerra, da aree di crisi, oppure vengono accettati solo se sono embedded, cioè se si piegano ai diktat, alle regole, alle censure che i vari eserciti, milizie adottano e impongono. Quindi per il giornalismo è finita l'epoca dei santuari. Prima il giornalista poteva andare da una parte all'altra del fronte e comunque veniva ben accettato perché portava un conflitto sulla prima pagina dei giornali. Oggi il giornalista è sempre più visto come un ficcanaso, come uno che non si piega alle verità precostituite. Questo discorso che sto facendo va inquadrato in una cosa molto reale e banale. Le guerre non si vincono più sul campo, le guerre si vincono sui mass media. È molto più importante avere dalla propria parte l'opinione pubblica internazionale che vincere una battaglia sul campo. Basta guardare i vari conflitti in atto, dalla Siria allo stesso conflitto israelo-palestinese, per rendersi conto di quanto la battaglia mediatica, la guerra mediatica, sia più importante della guerra vera. Quali sono le competenze che oggi un giornalista e anche chi si avvicina, no, alla professione giornalistica, quindi chi studia giornalismo, deve avere? Quali sono le competenze, le skill, le capacità specifiche? Un tempo nelle scuole di giornalismo si insegnava che l'inviato doveva avere soprattutto una grande curiosità, la capacità di entrare all'interno delle situazioni e una grande capacità di adattamento a condizioni di lavoro molto precarie. Adesso nel mondo di internet, della rete, nel mondo in cui siamo subissati di notizie, l'inviato deve essere qualcosa di più. Non basta andare nei posti e raccontare quello che si vede, servono competenze specifiche, cioè capacità di analisi geopolitica, capacità di mettere in connessione i fatti, di dare un senso al racconto. Senza questo, la realtà resta un po' opaca. Nel mondo della globalizzazione sono tali e tante le variabili che intervengono nel determinare il concatenarsi degli eventi che un inviato ha bisogno di padroneggiarle. Mi è capitato di lavorare con tanti colleghi dei paesi in via di sviluppo, e quello che è un po' un limite che riscontro è l'ossequio al potere che spesso lì condiziona. Il giornalismo è il contraltare del potere. I giornalisti dovrebbero essere i cani da guardia, quelli che scovano le malefatte del potere. In molti paesi in via di sviluppo, nell'area del Mediterraneo, c'è questa timidezza nei confronti del potere che rovina il lavoro dei giornalisti e non permette loro di andare a fondo, per cui si producono poche inchieste o si dà molto credito alle versioni di parte degli avvenimenti.